tre discipline che servono per fare il gioco, cioè appunto cantante e batteria. Sì. No, io non ci devo ancora arrivare, sono arrivato, non sono. Senti un po' dopo, la tua collaborazione con Medici, è nata grazie a... io sono il compositore, siamo molto presenti, c'è la moglie, la batteria, l'altro, la collaborazione, quindi siamo amici da qualche anno. C'è stata questa collaborazione, quindi io facevo questo personaggio da tempo. Sì, perché non siamo, non è uscito nel programma coriale, insomma, vediamo un po' il collaboratore in serie, non è che questo tonifico costruito insieme a lui è nato il tonifico. Senti, la prima volta che hai capito che stavi per diventare artista? Allora, chi faccio spettacoli è danza, sì, però forse l'ho capito, quando l'ho capito, forse dopo il libro. Dopo il libro? Sì, perché fino a un certo punto era quasi un gioco, ma forse faccio, no, sai. Si inizia sempre così. Poi capito che comunque ti portavo solo a te, e dici, aspetta un attimo, mi sento qualcosa, E poi questo mestiere penso che diventa un punto dove acquisti una sicurezza, se non acquisti la sicurezza, non la pensassi, quali di queste forme artistiche sono quelle che ti ha dato quell'esperienza? No, questa è la cosa che ti ha dato il teatro. Le emozioni che ti dà il teatro non si può descrivere. Per esempio, dentro la torre, la situazione che ti ha dato è stata da questa. Senti, Toni, prima di salutare i nostri lettori, dove ti vedranno i prossimi programmi futuri? Allora, adesso siamo in giro con Medici Sud, siamo in tour, poi il 23, se ricordo, 23 settembre ci siamo in Rai. Quindi a tutti i lettori di vederti in Rai, in Medici Sud. Io comincio in Sud. Un saluto a Medici Sud, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie.